L'Ermitage. 47 tonnellate. Scusate, 600 tonnellate. Il peso del... Ocio alla fila. 47 metri di altezza. Uno siamo di più grandi pezzi. Museo Ermitage esterno. Facciata del Rastrelli. Sto Rastrelli qua gli è andato parecchio, mi sa che ha lavorato parecchio, mi sa che con l'ufficio tecnico di allora ci aveva dentro gli interessi, non me la racconta giusta. Ermitage, scalone principale d'entrata. Ermitage, piccola sala del trono, dopo c'era quella grande, via. Il trono inglese, argento dorato. Ermitage, sala degli stemmi. Sala grande del trono, eccola qua. In effetti, molto caruccia. Sala del trono, il trono. Sala grande. Ermitage, questa è la neva. Sala dei padiglioni. Questa è la ressa per la sala di Leonardo, qui ci sono due quadri. Stiamo facendo a botte con dei giapponesi? Eccolo qua, Madonna col bambino di Leonardo. Appena Noemi si sposta siamo in primo piano. Eccola. Di Raffaello stesso, nello Raffaello, studio, sì, nello studio del suo Madonna padre. Connestabile. Fatto quando aveva 20 anni. Dove è nato Raffaello? Altra perla dell'Ermitage. Madonna col libro o Madonna connestabile di Raffaello? L'altro quadro del Raffaello, San Giuseppe senza barba. Olga dice perché non ha trovato il modello con la barba. Allora ne ha fatto uno senza. Era un uomo che si accontentava, insomma, la trovò no, ha fatto senza. Scultura del Michelangelo. Sala la pittura italiana del 600. Adesso andiamo a beccare il mio compaesano, nonché il mio preferito in assoluto, il Caravaggio. Attenzione, ricordo a tutti. Adesso andiamo a beccare, eccolo qua, attenzione, importante per l'Europa, suonatore di liuto. Eccolo qua. Eccolo qua il Caravaggio.
Ricordo tutti che nel mio bisnonno, bisnonno, ha sposato una Merisi nel 1800, quindi con molta probabilità io sono un po' parente di Caravaggio. Il ragazzo della ragazza. Pittura italiana. Canaletto. Entriamo nella sala del Rembrandt e qua c'è la dedica. L'Agostino arriva bene. Per Agostino Danae di Rembrandt e la Flora. Ma sono contenti con quello che hanno. Questo sosia di Sir Alex Ferguson. La colazione è stata in spagnolo. Sala dei pittori fiamminghi, primo acquisto di Pietro il Grande. Ultimo piano dell'Armitage, impressionisti, fra un poco andiamo a beccare Van Gogh, l'altro mio preferito. Sempre impressionisti, stanza del Monet. E questo è uno degli ultimi, capanni. Stanza del Van Gogh, eccola qua. Abbiamo un'occhiatina un po' più. Solo i primi quattro erano di Van Gogh, gli altri erano dei Monet. Ed altri, stanza di Paul Gauguin. Sempre Matisse. Sala del Picasso. Stanza del Kandinsky. Malevich, la fine dell'arte. A cosa? Mi rifiuto. Appartamenti privati di Caterina la Grande, con vasi di porcellana, va che bel lampadari. Soggiorno d'oro. Corridoio buio, passiamo dall'altra parte dell'Ermitage, palazzo d'inverno, sala ricoperta di malanchite, quel marmo verde. Perché quello è infatti giù quasi al livello del Golfo di Finlandia e quel parco basso sarà la meta principale della nostra escursione. Questo giardino all'inizio del Settecento, quando venne fondata la residenza da Pietro I il Grande, aveva un carattere pratico, utilitario. Praticamente era un orto. Questa è la fontana principale del giardino alto, decorata con una composizione scultoria molto complicata, molto barocca, raffigurante la carrozza di Nettuno. Sempre Petro Dvorak, e qua è veramente uno spettacolo. Sembra il mio giardino, uguale, guarda, uguale. Mi manca giusto quella fontana là in fondo, poi è uguale. Queste magnifiche fontane. E lo sbocco sul Baltico. Va che bel. La fontana dall'altra parte.
Va, che meraviglia! Troppo che Baltico, tutto molto bello, non ero spunti per il mio giardino. Boschi di betulle, aceri, pioppi, querce, no. Il parco parte tutto da qui. Statua in marmo di Carrara. Piscina. Uno scoiattolo nel parco. Beccato. Beccato, beccato. Bentornati. Allora, Irina ci ha raccontato che qua dentro c'era Caterina, nota donna casta, era qua in vacanza, è tornato il suo amico Orlov e gli ha detto: andiamo a San Pietroburgo che dobbiamo far fuori tuo marito, siamo pronti. Sono andati, ha fatto fuori ed è tornata qua in vacanza dopo da zarina, zarina di tutte le Russie. Da qui Caterina la Grande, ecco Mar Baltico. Sempre Petrodvare. Donne uscivano tanti spruzze. Poi dovevano andare al ricevimento che veniva organizzato al Palazzo Montelegir. Ma come erano tutti? Il divertimento dei russi, ci racconta Irina, è venire qua. Andare sotto sto albero di quercia pinto, dopo c'è dentro una casina, guardala qua, c'è dentro un tizio che fa partire questi spruzzi e i bambini si bagnano tutti. E tutti che si divertono un mondo a fare questa cosa qua. E dentro c'è uno pagato, dentro qua, a accendere tutti gli spruzzi quando passa la gente. Spettacolo i russi. Ennesime fontane di Petrodvorek. Poi draghi. Questo per far vedere a Marti che bel giardino che c'è qua. La cupola di Petrodvorek con le 5. Addio. Ciao ciao.